Buongiorno a tutti da Paolo Giannetti per questo mio nuovo video al mio canale YouTube che si chiama TDR 105, il mio gruppo Facebook che si chiama Terracina Hiking ed Archeology. Allora, qualche giorno fa sono andato alla presentazione di un libro sulla fonte di Nettuno, una fonte di cui parlava già Vitruvio, che lui dava già persa, cioè ne parlava come se fosse una leggenda già ai suoi tempi. Questa fonte che cosa aveva di particolare? Che praticamente l'acqua usciva velenosa. Qualche anno fa la soprintendenza del Lazio ha fatto degli studi su questo sassone che vedete, che è il Pisco Montano, che come vedete è scolpito dai romani anche su questo lato, e casualmente ha trovato una fonte. Ha trovato quella che dovrebbe essere, anzi sicuramente è la fonte in questione, che si trova esattamente sotto il Pisco Mondano sul lato est. Benissimo. Di che cosa si tratta? Cioè, praticamente si è trovata una specie di grotta, però lunga circa 8 metri. È una grotta marina, perché prima, diciamo, il mare non era a questa altezza, va bene. È una grotta marina di circa 120.000 anni fa, ok? E dentro, in fondo, sono state trovate dei sassi che bloccano il percorso dell'acqua. Adesso ci avviciniamo un attimo e andiamo a vedere. Purtroppo non si può entrare perché è area di cantieri. Io mi ero attrezzato con torce e tutto per andare a vedere lì, ma non è possibile, per cui vi farò vedere qualche foto. Che cosa c'è lì dentro? Cioè, vabbè, c'è l'occlusione della grotta, però ci sono cose molto più interessanti, tipo questo. Questo qui è un graffito fatto probabilmente da qualcuno che frequentava questa grotta in epoca antica. Allora, si è ipotizzato, quello che ho letto, che lì fosse un qualche tipo di santuario. Ma che tipo di santuario? Allora, un attimino. Allora, per terra, in direzione da est a ovest, praticamente, c'è questo graffito per terra che nessuno, da quello che so, è riuscito a interpretare. Adesso tenteremo di interpretarlo. Allora, per facilitare la lettura al computer ho messo in risalto le parti salienti che sono state scolpite, che ci evidenziano che cosa è stato trovato. Che cosa è stato trovato? Tutta una serie di segnini. Eccoli qua. Come vedete, ho le torce, ero pronto per andare dentro, ma non si può perché è cantiere di lavoro. Praticamente è stato trovato un tridente a 9 punte. Poi qui ho trovato, chiaramente inciso, la figura di un uomo. Infatti si vede il corpo grande e la testa piccola. Questa che sembra una torcia, una foglia, questa strana struttura che è una croce in un quadrato, tre coltelli e la N inversa. Ok, che cosa significa tutto questo? Ovviamente, se questo è un luogo di culto, qualcuno ci ha voluto lasciare una testimonianza, una lode, come posso dire, un qualche, diciamo, chiarimento. In qualche maniera si doveva identificare questo luogo, e non lo ha fatto con parole, ma l'ha fatto con questi graffiti. Che apparentemente sono banali, ma i romani o chi per loro, chiunque sia stato, non scrivevano mai cose banali sui muri. Adesso, se il mio collega, che non vedete, mi passa l'appunto, cerco di spiegarvelo. Comincerò da destra verso sinistra, poi vi spiegherò perché. Allora, sulla destra vedete questo qui è un tridente, però stranamente indicato con 9 punte. Perché con 9 punte? Allora, il tridente che cos'era? Il simbolo di Poseidone e poi di Nettuno, parliamo sempre di divinità pagane. Però nel cristianesimo il tridente, lo sapete che cosa simboleggiava? La Trinità, ok?
questo tridente perché ha 9 punte? Perché forma il numero 9, quindi 9 estremità, 9 punte, perché 9 è originato da 3x3, che il 3 è il numero della creazione. In pratica sarebbe un 3 magnificato, cioè un super 3, diciamo, ecco. Quindi questo qui dovrebbe simboleggiare la Trinità. Questo qui è un uomo, e ne parliamo dopo. Questo qui è una torcia, si vede anche qui, non l'ho sottolineato, però diciamo, l'autore ha fatto anche come si dice, la miccia per accendere. Poi c'è una foglia, c'è questa strana croce, questi tre coltelli e la N. Che cosa è questa qua? Questo qua simboleggia praticamente, secondo me, il significato religioso di questa grotta, e probabilmente del culto che l'animava. È tipo un fumetto, solo che va, secondo me, letto da destra verso sinistra. Allora, qui abbiamo praticamente la Trinità magnificata, che era, come ho detto, da simbolo pagano del dio Nettuno, che comunque ha proprio un collegamento con la montagna, nella cristianità diventa un simbolo della Trinità, quindi di Dio. Poi ci vede la figura di un uomo. Questo uomo chi è? Probabilmente Gesù. Gesù che viene mandato alla Trinità, assolve la sua missione redentiva dell'uomo. Che fa? Come fa Gesù a assolvere la sua missione? Come lui dice varie volte nei Vangeli, specie in San Giovanni, dice: io sono la luce del mondo. Come raffiguravano la luce del mondo, un antico, con una torcia. La luce del mondo, lui è venuto a liberarci dal peccato, quindi dalla morte, ci ha portato alla vita eterna. Ed ecco la foglia, che è simbolo della vita. Poi che è successo? L'hanno crocifisso. Qui vedete una strana croce con un quadrato intorno. Nell'antichità il quadrato simboleggiava la terra, cioè praticamente simboleggia il Cristo che si è fatto, che si è fatto uomo, è diventato un abitante della terra come tutti noi. Poi a seguire che cosa vediamo? Tre coltelli. I coltelli hanno un significato di morte, però ai tempi dei giudei cosa, avevano anche il significato del sacrificio. Pensiamo per esempio a Abramo, a cui veniva chiesto di uccidere col suo coltello il suo figliolo. E infine troviamo questa interessante N inversa. Che significato è la N inversa? Allora, chi identifica la N? Qui sta al centro di tutto, questa N. Perché è inversa? La N inversa praticamente è una N con la barretta, diciamo, inversa rispetto a come la scriviamo noi attualmente. Allora, la N inversa è spessa usata nel Titulus Crucis, cioè ovvero il titolo della croce, la scritta Irri che Ponzio Pilato fece mettere sulla croce, e significa Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Gesù Nazareno, re dei Giudei. Quindi quella N particolare si riferisce a Gesù il Nazareno. I coltelli sono simboli di morte, dato che sono tre. Perché sono tre? Perché simboleggiano i 3 giorni di Gesù nel sepolcro. Capito? Questa è la mia interpretazione. Però, se guardate bene, in questo graffito ho anche evidenziato un'altra figura, un quadrato. Che cos'è questo qui? Ce ne sono vari dentro, proprio sempre in direzione del lato verso la montagna. Quindi c'era una specie, presumo, un'area di rispetto, cioè c'era una palizzata che divideva da qualcosa. Da che cosa divideva? Passiamo alla pagina seguente, il mio assistente se mi regge i fogli, che c'è vento, grazie. Ci siamo persi qui. Ah, gli altri fogli hai te. Che
Entrando dentro, nella grotta, nella piccola grotta, c'è una piccola rientranza. Vediamo un po' la parte di lì. C'è questa piccola rientranza. Adesso non la posso mostrare live perché, come ho detto, è area di cantiere. Commetterei un reato se rientrassi. E se guardate bene, dentro c'è questa piccola... Vedete la parete corrocciosa come strana? C'è una specie di finestrella scolpita nella roccia, la base inferiore e la base superiore. E dentro c'è una qualche figura, c'è raffigurata qualcosa, cioè la roccia è liscia, c'è una figura sporgente. Non so se si vede. Allora, abbiamo zoomato col computer, ho cercato di mettere più contrasto e andiamo a vedere questa figura. Ecco qua questa figura. Vediamo un po', metto la bottiglietta sopra. Questa è la figura che si vede. Allora, qua che si vede? Praticamente i bordini che ho detto, e al centro si nota qualcosa che dovrebbe essere una testa, più altri due elementi sotto che sembrerebbero altre due teste. Adesso faccio a voi la domanda: secondo voi che cos'è? Cosa simboleggia? L'iconografia cristiana cosa ci dice? Che cosa potrebbe essere? Avete mai visto un quadro della Santissima Trinità? Ecco. Sopra c'è sempre il Padre e alla destra c'è il Figlio, alla sinistra lo Spirito Santo. Quindi questo potrebbe essere un... lo do sempre come ipotesi, un santuario dei primi secoli del cristianesimo protocristiano. Quindi questa zona non è che andrebbe solo ripulita, se fosse vera la mia ipotesi, ma io non so nessuno, però faccio ipotesi come tutti quanti e diciamo... posso esprimere il mio pensiero, perché insomma nessuno si è mai cimentato. Questo potrebbe essere uno dei primissimi santuari cristiani della zona, sicuramente il primo di Terracina. Perché un culto qui proprio allo spirito, alla Trinità? Di solito i luoghi di culto cristiani venivano fatti in luoghi del paganesimo. Pensate alla nostra cattedrale, che è costruita direttamente su un tempio, sul tempio romano, oppure anche in altri luoghi particolarmente dove c'è la morte del peccato, vengono purificate molte volte dalla tradizione cristiana, instaurandoci degli altri tipi di culto. Pensate alle tre fontane a Roma, dove c'era un postribolo. Dopo l'apparizione della Madonna è diventato un santuario famoso in tutto il mondo. Quindi da luogo di peccato, di morte sicuramente, che era conosciuto sicuramente dai terracinesi dell'epoca, questo qua è stato riportato a un culto divino. Ma perché proprio la Santissima Trinità? Io suppongo, mi viene a pensare, che probabilmente sia dovuto al, non dico alla moda, perché magari l'argomento a quel periodo, quando è stato fatto questa cosa, era di attualità. Magari potrebbe essere stato fatto intorno al 325 d.C., quando venne fatto il concilio di Nicea. Il concilio di Nicea, che è praticamente l'imperatore cristiano Costantino I, indice un concilio in Nicea, che attualmente si trova in Turchia, per dirimere alcune questioni. Queste questioni avevano soprattutto a tema la divinità di Gesù, perché c'era per esempio gli ariani che dicevano che Gesù non era Dio, ma faceva parte di Dio, ma era stato generato a parte. Invece al concilio di Nicea vennero invitati praticamente tutti i vescovi dell'epoca, mi pare sui 1800, però ne vennero solo 320 e qualcosa. Quasi tutti orientali, dall'Occidente arrivarono, mi sembra, solo in 4-5, e venne discussa sta cosa. Quindi pensate, fu talmente animato che uno dei vescovi, quello famoso, che qui non mi sfugge il nome, prese a schiaffi l'eresiarca che voleva portare avanti questa ipotesi che Gesù non faceva parte, non era stato creato insieme al Padre. Insomma, questa è la storia. Che altro dire? Allora, questo molto interessante, questo lo riprendo, questa interpretazione, questo vedete l'originale,
scusate, ma c'è il vento. Ecco, questo è l'originale, che vi invito comunque a acquistare il libro del professor Balizia, che ha tenuto una interessante conferenza stampa qualche giorno fa e a cui ho fornito qualche foto. Purtroppo, quando ho fatto le foto io, la zona stava in mezzo all'immondizia, sopra ci stavano accampati dei senza tetto, dei disbandati, oltretutto diedero fuoco a una bombola del gas. Infatti, se vedete le rocciole di Pisco Montano è nero, perché appunto aveva preso fuoco, e sotto ci hanno fatto di tutto, era pieno di cacche, di cose, però io, diciamo, mi sono buttato lì dentro e ho portato a casa il risultato. Ma adesso in confronto si vede pulitissima. In confronto è stata pulita. Ecco, lì vedete, non so se vedete, c'è la rete. Lì c'è la chiusura dell'imbocco di questa, la chiusura artificiale di questa sorgente. La chiusura artificiale che quindi è stata fatta in epoca molto antica, prima di Vitruvio. E su quella sinistra lì, in quello spazio che vedete, entrate in una piccola grotticella dove potete ammirare il presunto santuario. Al momento non c'è, mi ero preparato con torce per tutto il resto, per fotografare al meglio il tutto. Purtroppo, vedete, c'è questa rete. Se entrassi commetterei una violazione. Non si può entrare praticamente dentro un cantiere così, non ho trovato nessuno per cui chiedere l'autorizzazione, per cui vi dovete accontentare di questa piccola mia interpretazione. Se ci ho azzeccato è una grande cosa, se non ci ho azzeccato ho comunque tentato di dare una mia versione di questo grande mistero che è questa grotta che si trova qui. Sotto il Pisco Mondano, sul lato destro, diciamo, è che è stato un mistero, una leggenda per secoli. Un saluto a tutti da Paolo Giannetti.